Allora, ci troviamo presso il ristorante al San Francesco in Orvieto. Questi signori che vedete su questi tavoli sono le persone appartenenti al coro della scuola comunale Adriano Casasole di Orvieto. Questa sera sono qui per una cena e la cena doveva essere un po' una corolla, ecco, come di un momento distensivo dopo un concerto che invece non si è potuto fare. Ora noi abbiamo qua gli artisti di questo coro, no? Che anziché vederli con facce molto allegre, gioiose, sono un po' meste e vogliamo scoprire perché. Allora io incomincerei con qualcuno di loro. Abbiamo qui Marco, uno dei primi che si è iscritto al coro della scuola comunale. Ciao Marco. Quindi mi sembra giusto che te, per esperienza, dato che è molto tempo che ti trovi in questo coro, ci dici un po', ci spieghi un po' la situazione. Ecco, come mai, ecco, questo concerto questa sera non si è potuto ascoltare? Allora, in realtà anche noi l'abbiamo saputo ieri sera che non si sarebbe più fatto. Ci eravamo recati alle prove generali in vista del concerto. Quando abbiamo visto sulla porta della chiesa San Francesco, appunto dove andavamo a fare le prove, un cartello che annunciava il fatto che sia il concerto come anche le altre iniziative previste per la fine dell'anno della scuola di musica non si sarebbero più tenute. Per quale motivo? Per un'agitazione che stava avvenendo, messa in piedi dagli insegnanti della scuola, che da ben 5 mesi non percepiscono lo stipendio e quindi hanno sentito giustamente l'esigenza di far sentire la loro voce attraverso questo atto di protesta che ha comportato per l'appunto l'annullamento di tutte le iniziative previste. Quindi il saggio sia vostro, perché il vostro era tra l'altro un saggio finale, sì, di fino anno, e altri saggi che invece si sarebbero portati avanti in questi giorni, perché la scuola, sappiamo, c'ha tante specializzazioni, voi siete il coro, poi ci stanno gli strumentisti, quelli del piano e così via. Quindi tutti i saggi saltano per questa protesta. Però voi, so che fate parte di questa associazione, la scuola comunale è un'associazione oggi, sì, di cui voi fate parte, proprio iscritti all'associazione, e per voi è stata un po' una doccia fredda all'improvviso, perché voi dovevate in qualche modo sapere come andavano le cose e nessuno vi ha avvertito. Infatti, nessuno l'abbiamo saputo praticamente a decisione presa. E questo è sicuramente anomalo all'interno di un'associazione dove, insomma, si vorrebbe poter partecipare attivamente alle decisioni collettive. E quindi per voi questa è stata una delusione, ecco, sì, una delusione. Del resto l'entusiasmo non vi è mai mancato. No. Avete preso degli impegni anche per suonare, per cantare fuori, sì, sì, e quindi ecco questa vostra voglia, entusiasmo di far parte di un gruppo oramai così bene affiatato, ma non solo, ma che ha raggiunto un grado di perfezionamento nonostante molti di voi non conoscono la musica, ma veramente applaudi. La tua impressione, ecco, ecco un pochino tirare le somme anche te per questo avvenimento così strano. Ma io partecipo con questo gruppo del coro da pochissimo tempo e quindi per me è tutta una novità. Non sapevo delle problematiche che ci stavano dietro, perché comunque sono problematiche importanti, e in una realtà come Orvieto, una scuola di musica importante come questa della quale noi facciamo parte, è un peccato non avere la possibilità di far sviluppare tutte le iniziative che ci sono. È logico che l'iniziativa presa in questo caso dagli insegnanti affinché questo possa essere un segno per l'opinione pubblica è un'iniziativa per noi dolorosa, perché comunque eravamo preparati a fare i concerti di fine anno e quindi ci siamo preparati per questo. Ma rispettiamo la loro decisione, perché comunque è un modo per far capire all'opinione pubblica che ci siamo anche noi.
ci sono anche i ragazzini che erano preparati per fare i saggi dopo mesi di studio e purtroppo per questa necessità che è importante lo stipendio per gli insegnanti in questo modo... Una decisione da parte degli insegnanti per smuovere un pochino le acque, per ricordare alla popolazione orvietana, all'amministrazione, non so chi è responsabile, che la scuola esiste, che ci sono molti iscritti, più di 350 ogni anno, una realtà che ora è ad Orvieto da tanti anni, quindi è diventato praticamente un patrimonio della città, è stato fino adesso. Però io una domanda, così un punto interrogativo, per voi che siete poi soci di questa associazione, la scelta è stata fatta bene in questo momento in cui gli insegnanti potevano dimostrare che la scuola c'è stata, che i risultati uscivano, quindi i saggi avrebbero dimostrato tutto questo. Forse non farli è un'occasione perduta per dimostrare appunto la bravura della scuola, è vero che potrebbe essere un pretesto per far, diciamo così, inquietare quelli che i saggi avrebbero voluto farle, anche i genitori dei bambini che frequentano. Quindi io non lo so, questo punto interrogativo, è stato il momento giusto farlo ora, a 5 giorni dalla chiusura dell'anno scolastico? Come studente, anche a me dispiace tantissimo, perché comunque era una soddisfazione fare questo saggio. Però indubbiamente le esigenze personali di questi insegnanti che hanno messo tanta passione, nonostante non abbiano percepito lo stipendio, da questo punto di vista io non posso entrare in merito perché... In qualche modo capite, gli insegnanti mai pagati durante quest'anno. Antonio è un pilastro del coro. So che te l'hai preso veramente sempre con tanta volontà, ecco, di partecipare, di fare, di imparare. Per te allora che cos'è questa faccenda che il saggio è saltato? Non esprimo un giudizio positivo, così come non lo esprime nessuno dei curisti. A me rincresce soprattutto per i saggi che si sarebbero dovuti tenere la prossima settimana, vale a dire da lunedì 30, e qui entrano in gioco le voci delle madri dei piccoli iscritti alla scuola di musica, le quali sarebbero state molto contente di assistere alle esibizioni della loro prole. Tornando al discorso del coro, ci siamo visti ieri sera per una riunione alla scuola di musica e la cosa essenziale che è emersa dal dibattito è che dietro questa non bella decisione di annullare il concerto del coro e i saggi ci sono dei giochi politici. Cioè, come vedi il futuro di questa scuola? Perché qui il problema non è solo che gli insegnanti quest'anno non hanno avuto lo stipendio, ma anche l'incertezza per il poi, per gli anni prossimi. E quindi è questo. Te come vedi questo futuro? Per me il futuro non è roseo. Probabilmente sarò un po' eccessivo nel dire questo, però non dobbiamo dimenticare che di là da tutti i possibili giochi politici che ci sono dietro le attività dell'associazione c'è anche un problema economico. Il problema secondo me si riassume in un paio di considerazioni. Uno è che siamo in mezzo a un cambiamento radicale che è caratterizzato da pochi soldi per fare qualsiasi iniziativa e questo purtroppo si riflette anche in tutti i problemi che ha la scuola e via di questo passo. E poi c'è un problema che è un problema purtroppo locale, che è quello della politica, che purtroppo sta secondo me soffiando sul fuoco dei problemi. Questo scusate la mia seriosità, ma lo penso veramente, insomma.
E niente, per cui anche questi problemi qui secondo me vengono anche usati da chi fa politica di mestiere. Quindi in qualche modo, al di là della povertà della nostra amministrazione, c'è anche un gioco politico che le cose vadano in questo modo, secondo te? Ma secondo me succede che si può giocare affinché le cose vadano male, e soprattutto questo da parte di chi ha amministrato per decenni questa realtà. Il problema secondo me è soltanto contingente, è quello dell'approvazione del bilancio preventivo del comune. Quando ci sarà un pronunciamento definitivo della Corte dei Conti su queste faccende qui, probabilmente ci sarà anche la maniera di gestire in maniera intelligente questo disagio, insomma. Questa è una risorsa di questo luogo, perché è cultura, la cultura serve a diminuire il tasso di stupidità, e niente, quindi secondo me è importante che il coro continui. È importante che pure la scuola continui, insomma, ci sarà un equilibrio diverso che verrà poi realizzato dopo che ci sarà uno scenario chiaro per quello che riguarda il bilancio del comune. Mi auguro sinceramente che non venga commissariato, non perché abbia vantaggi personali, ma semplicemente perché secondo me, dopo 2 anni di lavoro dell'amministrazione, ci sarebbe anche uno spreco di risorse ulteriore, insomma. Questo lo penso sinceramente. Qui siamo in un tavolo con 4 signori che io ho visto, ecco, nell'ultimo concerto tenutosi a Cigonia, hanno un ruolo molto importante, perché sono un po' le soliste un po' del coro. Allora, ecco, sentiamo 2 soprane, 3, 4, lei forse fa meno la solista, ma voi 2 ve l'ho visto fare. Allora, questa sera voi dovevate fare quest'altro sforzo al San Francesco, via, quest'altro piacere, dovevate provare quest'altro piacere al San Francesco, cioè esibirvi lì, allietare un po' gli orvietani, perché in effetti ogni volta che avete tenuto il concerto la gente si è divertita, vi ha applaudito, ma non tanto per farlo, ma perché veramente ve lo meritate. Allora, come mai, ecco, voi 2 nel coro, come ci siete entrate? Entriamo un po' nei particolari, magari un po' più banali. È una lunga storia. Eh? Una lunga storia. Cioè il coro come l'ha scoperto che c'era? Ma l'ho scoperto appunto andando a vedere i concerti, dove c'era appunto già la mia amica che cantava, e scoprendo appunto, andando ad omaggiare lei, a vedere questa sua esibizione, ho scoperto appunto questa realtà bellissima. All'epoca poi non erano così tanti come adesso, non eravamo così tanti, quindi c'erano meno persone, ma comunque andai per la mia amica, e poi mi venne voglia anche a me di provare, insomma. Quindi il coro è andato crescendo, è entrato, ha visto che erate poi, però pian piano stava crescendo. Poi dopo sentiremo la direttrice del coro, ci racconterà un po' tutto quanto. Quindi che soddisfazione si trova però, ecco, a far parte di un coro comunale, dove la maggior parte delle persone, tra l'altro, non è che è così professionale, nel senso conosce la musica o che... Ma guardi, la cosa più importante secondo me di questo coro, al di là del fatto che siamo diventati circa 50 persone, e quindi siamo molti, è il fatto che siamo molto uniti, e non c'è differenza tra chi ha studiato più musica e chi l'ha studiata meno, ma c'è proprio questo reciproco aiutarsi, venirsi incontro, proprio questa coralità, che è dettata dalla nostra amicizia, perché poi noi siamo molto amici, quindi al di là del comune o piuttosto di un'altra associazione che lo gestisce, noi ci siamo. Quindi dice, forse per chi non conosce la musica fatica un po' più, però alla fine il risultato si ottiene lo stesso. Guardi che molto la musica, comunque, anche chi non la conosce a volte sa cantare, sa esprimersi, perché tutti hanno un'anima, e l'anima conta più della conoscenza musicale, forse. Molto di più. Prima viene l'anima, il cuore, si canta con l'anima e col cuore prima che con la tecnica. Questa passione è nata perché ha scoperto il coro, oppure ce l'aveva da prima questa passione del canto? Allora, io da piccola avevo suonato pianoforte e avevo avuto alcune piccole esperienze di canto, poi subito abbandonate perché non era possibile con l'università continuarle. Io sono entrata nel coro perché mi ci ha portato mia figlia. Una figlia che il primo anno che il coro è stato costituito mi ha detto: mamma, devi andarci.
Io pensavo di non avere il tempo, poi a seguito delle sue insistenze sono andata. Ho provato ed è stata una cosa coinvolgente. E quindi un azzeccamento tra voi, i risultati che si sono visti. Quindi la figlia anche fa parte delle adolescenze o ancora quelle più piccole? Allora, purtroppo quest'anno non ce l'ha fatta a continuare per gli impegni di studio, quindi lei non c'è più. Però ci ha portato la mamma, tutto sommato. La mamma, è una delle cose che non mi aspettavo, è la crescita. Cioè, nonostante sia di fatto un divertimento, si impara. Quindi ogni giorno, ogni volta che si frequenta il coro, si impara una piccola cosa di più. Quindi è vero che chiaramente non posso ambire a competere con professioniste come Beatrice, però qualche... Però se lei conosce, ha suonato il pianoforte, ha studiato, lei in qualche modo è dentro alla musica. Sì, diciamo, l'ho ripresa, però la tecnica del canto non la conoscevo e devo dire che Silvia, una cosetta oggi, una cosa domani, effettivamente la voce viene fuori, si migliora, si cresce, oltre che divertirsi. Quindi questa sera è una delusione non aver potuto sfocare... Molto, una grande delusione. Una delusione per noi che abbiamo lavorato un anno per arrivare a questa giornata. Una delusione anche per tutti i nostri familiari e molti amici. Io ho molte amiche e amici che nel corso degli anni mi hanno sempre chiesto di comunicare quando c'era il concerto. Perché partecipare ad un concerto dal vivo ad Orvieto, fatto da orvietani, è un'emozione per gli orvietani stessi, oltre che uno spettacolo che tecnicamente di anno in anno sta crescendo. Quindi è piacevole. Ecco, ora a un'altra corista cambiamo domanda però. Gli chiediamo quale augurio lei si vuole fare per lei e per il coro. Stava ragionando proprio che di trovare delle soluzioni che facciano crescere la realtà della cultura musicale ad Orvieto, oltre che di quella del coro. Ed ora alla fine ci permettiamo di intervistare la responsabile del coro. Allora, ci dovrebbe far sapere innanzitutto la storia di questo coro, come è nato e così via. Il coro è nato circa 3 anni fa, era un piccolo coro solo di voci femminili. Dopodiché abbiamo visto anche un po' di interessamento da parte di alcuni uomini, ci hanno chiesto di partecipare e è diventato un coro a voci miste e cammin facendo è sempre cresciuto da circa 16-17 donne che erano all'inizio, siamo diventati una cinquantina, un coro misto di circa 50 persone adesso. Va bene. Che tipo di prospettive, che tipo di intenzioni ha per far crescere questa iniziativa? Ma io continuerò come ho sempre fatto, cercando di metterci tutta la buona volontà e l'entusiasmo possibile nel fare le prove e nel portare avanti questa cosa, anche perché loro me lo permettono, perché sono delle persone eccezionali, mi vogliono tanto bene, mi sopportano. E c'è un gioco di squadra sotto, è una complicità che mi piace molto. Niente, vorrei continuare così, perché se il coro cresce significa che sto lavorando bene, stiamo lavorando bene. E considerata la maretta di questi giorni, quindi i problemi diciamo di tipo gestionale, organizzativo della scuola e così via, alla luce poi di quello che può succedere nei saggi dei prossimi giorni, cosa che pensa? Insomma, cioè, nel senso che ci possono essere anche dei comportamenti non omogenei, insomma, per quello che riguarda i saggi e cose del genere, nel senso che qualcheduno li può fare comunque, insomma. No, io penso che nessuno farà i saggi, credo, perché siamo tutti concordi nel fatto di prendere questa posizione. Bene. Certo, è stata una decisione difficile, perché sinceramente non far cantare il coro, un coro pronto che insomma meritava una giusta ricompensa a livello di soddisfazione, insomma, è stata una decisione difficile, però siamo tutti, cioè dobbiamo essere tutti sulla stessa linea, altrimenti non avrebbe senso. Ma tanto, voglio dire, se non cantano più Orvieto, non fanno il saggio, vorrà dire che andremo altrove a cantare e faremo qualcos'altro. Non sono prove buttate all'aria, il coro c'è, ha voglia di cantare, faremo comunque. Grazie. Grazie.
l'autocertificazione sostitutiva del documento di prescrizione elenco prescritti anno 2011-2012, laboratorio canto corale. E quanti siete, ragazzi? Mamma! No, mi fate piangere, ragazzi. Secondo me sì. Che già pianto ieri. Si mette paura. Wow, quanti! Tutti 52, ma non è uno scherzo, eh? No, è un impegno. È un impegno, siete sicuri che vengono tutti? Sì. 52? Ma ora, Silvia, per ora. Per ora. Uno. Da mai. Mi sono scritto due volte, eh? Raga, grazie, questo è il regalo più grosso che le potevate fare. Da dove viene, ragazzi? Siete matti? Questo so da dove viene. Ma grazie. No, no. No, c'è una mamma che siete matti, siete. Ma questo viene da qualche colazione fatta la mattina con qualcuno, viene. I cinesi sono bravissimi, fanno certe colazioni. È vero, per precise, per te. Ma ragazzi, grazie. Come faccio a tutti, ragazzi? No, siete matti. Siete, Vorrei sentire tutti questa sera, sono tanti, perché il coro che io so sono più di 40 persone, anche se alla cena qualcuno manca. Probabilmente nel servizio non si potranno sentire tutti, però ancora un'altra corista che ho visto molto assidua, che forse è tra le prime, che vi ha prima, vede? Bisogna sentirla, la prima. Allora vedo che le vostre facce si incominciano un po' a sorridersi. Ma quando siete entrate eravate mesti, il concerto saltato. Insomma, ecco, che cosa mi vuole dire, ecco, di tutta la faccenda del coro? Mi diverto a partecipare, no, a questo coro. Si vede perché vengo sempre, anche se poi non è che sono brava, insomma. La Silvia fa miracoli, devo dire. Però è un'esperienza molto bella. Mi dispiace che ci sta questo problema, sicuramente. Però sono solidale con gli insegnanti che hanno preso questa decisione. Siamo tutti uniti, speriamo di farci sentire, perché poi la cultura musicale è importante per i ragazzi, ma anche per i meno giovani. Veramente, per una città come Orvieto è un modo per stare insieme, per creare cultura. Un augurio al coro, cosa gli vuole dire? Sono d'accordo con quello che ha detto Patrizia. Che le cose, ecco, si possano aggiustare presto. Allora, so che tra poco ci farete sentire qualche cosa. Vi sfogate qui, non avete cantato al San Francesco?